Oggi è una giornata molto importante per la città di Fano. Oggi, 2 marzo, si inaugura ufficialmente il nuovo centro natatorio a servizio della comunità. Dopo il taglio del nastro previsto alle ore 10, il nuovo centro natatorio di Via Ingualchiera è stato affollato da tanti cittadini provenienti dalle varie località di Fano e non solo. Numerose le iscrizioni per questa prima giornata, dove le diverse piscine, quella grande da 25 metri, quella dedicata all'acqua gym e quella per bambini, sono state prese subito d'assalto. Una struttura moderna aperta a tutte le età, dai più piccoli con il percorso neonatale fino agli anziani, e che nel suo complesso offre attività sportive, sanitarie e riabilitative grazie ad una ulteriore vasca per la riabilitazione. Siamo molto contenti di cominciare oggi. Noi saremo aperti con spazio dedicato al pubblico con almeno 2 corsie, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7 alle 22, il martedì, giovedì e sabato apriremo alle 8. Martedì e giovedì chiudiamo alle 21, il sabato alle 18 e la domenica dalle 9 alle 13. Abbiamo un costo del biglietto di 8,50 €, un abbonamento mensile da 77 €, più forme di abbonamento ad ingressi con vari prezzi, da 5 a 10 ingressi a seconda delle esigenze. Per quanto riguarda invece il discorso del fitness, abbiamo effettivamente molti orari e anche la scuola nuoto. Piano vasca che era presente nella vecchia piscina Salvalai l'abbiamo trasportato qua, aggiungendo qualche ora in più di fitness. Abbiamo una scuola nuoto che comincia alle 4:15 del pomeriggio tutti i giorni. Abbiamo il fitness alla mattina, al pomeriggio, in pausa pranzo, in diversi orari. Speriamo di dare un servizio apprezzato ai fanesi. Un impianto da 7 milioni di euro realizzato dalla Fondazione Carifano e diretto dalla Pool 4.0 insieme alla Fanon Fortune Nuoto, che si sono aggiudicati la gestione tramite un bando pubblico del Comune di Fano. Scuola nuoto per i bambini, per gli adulti, l'agonistica qui è un nostro fiore all'occhiello, acqua gym, idrobike, tutto quello che riserva anche per la disabilità, per i diversamente abili, a cui noi siamo molto legati. In più c'è tutta una serie di programmazioni per il futuro con altre attività che si svolgono normalmente in acqua, e avremo anche la possibilità, forse un domani, anche di fare dei corsi di SUP, perché c'è una richiesta anche di questo. Puntiamo anche per il centro clinico che abbiamo di fisioterapia, in cui partirà adesso in questi altri giorni. Ci vuole un po' di tempo perché bisogna asseverare tutte le carte per incominciare le attività, e il dottor Benelli sarà il direttore di questo centro fisioterapico che noi abbiamo affidato. Perciò siamo molto molto contenti dei risultati, e poi le immagini si commentano da sole, vedete da soli l'affluenza che c'è oggi, siamo molto contenti.